vediamo in maniera un po' più così aneddotica. C'è un particolare, un aneddoto che ci vuoi raccontare del viaggio che avete fatto? Tantissimi, non saprei da dove cominciare. Beh, non so. Qualcosa che ti ha sorpreso, magari. Guarda, beh, la cosa che mi ha sorpreso assolutamente è il passaggio dell'ultima frontiera, perché noi abbiamo vissuto tutto il viaggio con la tensione, adesso ci fermano, adesso arriva il Perché non abbiamo detto, ma poliziotto. dovevate arrivare a Noi dovevamo Stoccolma. andare a Stoccolma, sì, e il viaggio era da Milano a Stoccolma. Insomma, per tutto il viaggio pensavamo adesso arriva il poliziotto, ci fermano, adesso oddio, ci incarcerano, oddio, che cosa stiamo facendo? Invece, arrivati all'ultima frontiera Danimarca-Svezia, si arriva ci avvicina un poliziotto. La Noi, prima volta. è la prima volta, sì, e noi eravamo un po' preoccupati, e lui ci sorride, ci viene incontro, ci sorride e dice Congratulations, il matrimonio. Quindi questa è proprio la prova che la maschera ha funzionato alla L'idea era perfezione, perfetta sì, proprio. assolutamente. Bello. E invece qual è secondo te, questa è l'ultima domanda che ti faccio, la valenza di voi, la prima cosa che mi hai detto, noi pensavamo che la disperazione, la pietà, eccetera, non bastasse più, noi volevamo fare un gesto e questo gesto è stato un gesto di disobbedienza civile, ok? Quindi voi avete giustamente violato queste leggi perché pensavate che queste leggi non fossero giuste per lanciare un segnale. Questo segnale è stato raccolto da tantissime persone, tutti quelli che hanno appoggiato questo progetto, diciamo. Che cosa significa per te disobbedienza civile? Beh, significa avere il diritto di opporsi a una legge che non ci sta bene, una legge che cozza fortemente contro la legge morale. Esiste sì la legge di diritto degli stati, ma la storia ce lo insegna, la legge può anche essere sbagliata, può essere anche fatta per interessi che non sono quelli della protezione del diritto all'umanità. Avere la possibilità di disobbedire in modo civile, quindi pacifico, è una possibilità molto, molto importante, secondo me, in una democrazia sana. In una democrazia sana, in realtà, basterebbe la manifestazione, no? O basterebbero delle, non so, raccolte firme, ma siccome non siamo in una democrazia sana, bisogna fare una disobbedienza civile. Però ritengo che sia molto importante poterlo fare, soprattutto quando si sta parlando di rispondere alle proprie leggi morali. Non è possibile vedere morire 20.000 persone in mare, questo è il numero dei morti dagli anni 90 fino adesso, che è praticamente un bollettino di guerra, e non fare niente e decidere che ci sta bene così perché la legge dice così. No. La legge dice così, ma sta creando 20.000 morti in mare, una quantità inenarrabile di soldi in nero dato ai trafficanti di esseri umani. Cioè, a questo bisogna opporsi. Non è possibile che la legge consenta tutto questo. E voi avete dato là a una cosa che probabilmente già covava da qualche parte e sicuramente. Sì, sicuramente anche insomma, il segreto del successo, diciamo così, di questo film è sicuramente questo. Perché noi ancora oggi ci chiediamo perché, cioè non è che abbiamo fatto niente di diverso rispetto agli altri progetti, ma questo ha avuto più visibilità. Veramente penso che sia un problema molto sentito dalla popolazione e noi abbiamo dato semplicemente un medium attraverso il quale esprimere questa opinione, questo parere. Molte persone, per esempio, si stanno auto-organizzando, creando dei flash mob in cui si travestono, in cui utilizzano il vestito da sposa come simbolo Ah sì. di quest'idea di Europa senza più frontiere per i migranti. Questa è Quindi una anche cosa, questa è una cosa che. sì, questa è una cosa molto bella, molto positiva, che continua la disobbedienza civile, diciamo così, il messaggio. Certo, è tutto bello, forse fa riflettere il fatto che tutte queste bellissime cose, tutte queste cose che vanno in una certa direzione di integrazione, piuttosto che di appunto ergere muri che poi inevitabilmente si vanno a spaccare, debba nascere da un gesto di disobbedienza, no? E ci dà un Certo. po' la dimensione forse di quello del mondo in cui viviamo, però Sì, è tant'è. vero, però è vero anche un'altra cosa, che le leggi, cioè io sto pensando per esempio a tutte le rivoluzioni che sono state fatte per affermare il diritto alla donna di voto, per esempio, Un po' la storia che si ripete. sì, però diciamo che una cosa importante è questa, che le leggi devono essere la conseguenza di una consuetudine di vita. Soltanto così possono assumere
diciamo, l'autorevolezza ed essere seguiti. Quando le leggi le metti prima della consapevolezza, cioè volendo cercare di modificare la consuetudine della vita delle persone, non funzionano. Certo. E allora probabilmente adesso siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto in cui c'è questa legge, la consuetudine della vita delle persone è cambiata, perché ormai abbiamo capito che non esiste l'invasione e che l'immigrato, come lo chiamiamo, è una persona come tutte le altre che ci porta ricchezza nell'80% dei casi e quindi è arrivato il momento di cambiare la legge. Forse in molti l'hanno capito, qualcuno ancora sicuramente non l'ha capito, però No, lo capirà, ci vuole tempo, ci vuole perché tempo. sono cose che poi richiedono tempo, però sicuramente il segnale che voi e chi vi ha supportato state dando è bellissimo. Quindi io ti Grazie. ringrazio per questa intervista, per il Grazie a te. lavoro che avete fatto tutti e andate a vedere Io sto con la sposa.